Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Vi ricordo che da qualche giorno è disponibile il nostro servizio, il titolo del mese. Per giugno abbiamo identificato un nuovo titolo. Nel corso dell'ultimo anno, i titoli scelti, i 12 titoli scelti fino ad oggi, più o meno si stanno rivalutando del 140% circa. Quindi un servizio estremamente interessante. Se volete avere maggiori informazioni, potete contattarmi ai riferimenti che trovate in questa pagina. Ieri abbiamo iniziato a guardare sul grafico del FTSE MIB Future alcuni pattern di candele giapponesi e verificare la loro efficacia sul grafico intraday. Mi è stato chiesto di fare la stessa cosa anche su un grafico del mercato americano. Andremo a guardare il grafico dell'S&P 500. Questi sono i pattern che abbiamo scelto di utilizzare, ce ne sono anche molti altri, ma questi forse sono quelli più caratteristici. Vi ho ricordato che la comparsa di un pattern di per sé non è sufficiente a permetterci di implementare un'operatività al rialzo o al ribasso. Serve la conferma che normalmente viene data dal superamento degli estremi della figura. Nel caso, ad esempio, di un pattern rialzista piercing line, nel momento in cui i prezzi salgono al di sopra del massimo della prima candela che forma il pattern, e meglio se lo fanno in chiusura di elemento, in quel caso si può pensare di strutturare una strategia rialzista. Viceversa, nel caso ad esempio di un pattern bearish engulfing che si colloca alla sommità di un rialzo, quando i prezzi scendono, meglio se in chiusura di elemento al di sotto del minimo della seconda candela, allora in quel caso abbiamo un segnale di vendita. Andiamo a vedere il grafico dell'S&P 500. In questo caso è un grafico di un CFD, quindi non è esattamente l'indice, ma è quello che anzi potete trovare su alcune piattaforme e sul quale puoi andare ad operare. Vediamo innanzitutto se sui punti di svolta principali possiamo riconoscere alcuni dei pattern che abbiamo già individuato. Iniziamo con le ultime due sedute. Questo è un grafico a 15 minuti, quindi abbastanza dettagliato. Notiamo subito alcuni aspetti interessanti. Se prendiamo la situazione dall'inizio della seduta di ieri, cioè del 20 di giugno, vediamo subito che questo rialzo che si è realizzato nel corso della giornata si è avviato con la presenza di una figura bullish engulfing, e quindi queste due candele formano il nostro bullish engulfing. La seconda incorpora la prima. La seconda è di segno positivo, mentre la precedente è di segno negativo. Al superamento del lato alto dell'engulfing, quindi questa è la nostra linea di resistenza, vediamo se riesco a collocarla dove voglio. Forse devo allargare un attimo il grafico. Niente, troppo dettaglio, quindi non riesco a farvi vedere la linea come vorrei. Comunque, in ogni caso, al superamento del nostro livello massimo, torniamo dove eravamo, quindi del massimo di questa candela, se attendiamo la chiusura dell'elemento a 15 minuti successivo, meglio, quindi già nella candela successiva, comunque è stato avviato un segnale rialzista. Vi ricordo che inizialmente lo stop si pone sull'estremo opposto del pattern, quindi in questo caso sul minimo del nostro bearish engulfing, e da quel momento possiamo lasciare correre la nostra posizione. Fino a quando? Fino a che, dopo qualche candela orientata al rialzo, compare il dark cloud cover, cioè questa figura dove la seconda candela apre al di sopra della chiusura della precedente, penetra il suo real body per più del 50% e quindi si pone, diciamo, in una situazione potenzialmente ribassista. La violazione del minimo del pattern ci dà l'indicazione di chiusura della precedente posizione al rialzo e eventualmente di apertura di una posizione al ribasso. Lo stop loss è sempre posizionato al di sopra della
del massimo del pattern. Nel momento in cui si inizia a guadagnare, a mio avviso è sempre opportuno portare lo stop loss in pareggio. Questo magari ci fa chiudere qualche operazione che poi si sarebbe dimostrata, diciamo, valida, ce la fa chiudere in pareggio, ma ci evita poi invece di andare a prendere degli stop loss, quindi meglio un mancato guadagno di una perdita. Questo deve essere il vostro elemento, diciamo, di partenza, la vostra ispirazione di partenza, perché una volta che io preservo il capitale, il mercato mi offre sempre nuove opportunità per operare. Se invece vado a ridurre il mio capitale, diventa molto difficile poi andare ad operare. Il nostro rialzo prosegue senza che ci siano figure particolarmente rilevanti. Qui abbiamo, sulla base di questo movimento laterale, che era altro che non era che una piccola bandiera, vediamo se mi fa tracciare due linee parallele. Ok, vedete, questa era una piccola bandiera. Sulla base della bandiera è comparso questo martello invertito. Vi ricordo una delle figure che abbiamo, eccolo qua, inverted hammer, che abbiamo deciso di utilizzare come riferimenti operativi. Al superamento del lato alto del martello abbiamo avuto un segnale di forza, fino a che non è comparso uno shooting star, quindi lo stesso del martello invertito ma dopo un rialzo, quindi cambia solo il nome ma la fisionomia è la stessa. Vi ricordo, perché queste figure siano credibili, non basta la coda lunga verso l'alto, ma la coda deve essere 3 volte almeno il real body. Quindi ad esempio qui in questa candela non si poteva parlare di shooting star, anche se la lunga coda verso l'alto in ogni caso ci dava la percezione di un mercato che stava rallentando. Qui invece, in questa candela in particolare, appunto, abbiamo la presenza di uno shooting star. Posso ipotizzare la violazione della sua base, l'inizio di una strategia ribassista con stop sopra i massimi. La strategia ribassista è stata confermata quasi subito, lo stop loss non è mai stato raggiunto. Poi ci sono state, nel corso dell'evoluzione della, diciamo, situazione, altre indicazioni. Praticamente la nostra posizione di vendita poi è rimasta aperta fino a che non c'è stata questa reazione. Fondamentalmente, diciamo che sulla fase ribassista poi ci sono state delle ulteriori conferme. Ad esempio, su questo rimbalzo abbiamo visto comparire un altro engulfing, bearish engulfing, quindi piccolo rimbalzo concluso con un bearish engulfing. E la nostra fase discendente si è conclusa con la comparsa di questo martello, di questa candela martello, la rottura verso l'alto del martello confermata nei 15 minuti successivi ha interrotto la nostra posizione al ribasso e ne ha avviata un al rialzo. Notate come il minimo del martello sia stato toccato molte volte nell'intra 15 minuti, ma non è mai stato violato in chiusura di periodo. Spostandoci adesso avanti sulla situazione attuale, vedete che l'ultimo ribasso, questo che è partito nel corso della seduta odierna, si è attivato con un dark cloud cover, quindi abbiamo questo pattern che è questo qua, esattamente la stessa cosa. Vedete come corrisponde al nostro disegno. Alla violazione della base del dark cloud cover si è avviata una discesa, quindi in questo elemento ci sarebbe stata la conferma del segnale di vendita, discesa che poi ha visto la comparsa di questo martello. In realtà qui possiamo parlare di un Dragonfly Doji, che è un elemento, diciamo, una particolare candela a martello, che comunque, diciamo, è un caso particolare. Quindi oggi ci concentravamo solo su delle famiglie più, se vogliamo, di facile interpretazione. Comunque qui vedete che praticamente, se avesse un po' di real body, sarebbe appunto un martello. Notate come la presenza del martello, che poteva dare un segnale di inversione, in realtà non è stata confermata, perché
L'elemento successivo ha provato a superare il massimo di questa candela, ma non è riuscito ad andare oltre in chiusura, quindi non ci sarebbe stato un segnale di inversione. Vi ricordo che la conferma è meglio sempre se viene data con chiusura dell'elemento o di uno degli elementi successivi. La discesa è proseguita fino a che non è comparso un altro martello, questo sicuramente più facile da individuare, alle ore 10:30. Il minimo del martello non è stato violato nelle candele successive, mentre dopo tre candele con questa è stato superato anche in chiusura di 15 minuti. Quindi al momento l'ultimo segnale che abbiamo è questo segnale rialzista arrivato alle 11:15. E per adesso non ci sono state nuove indicazioni. Se torniamo un po' indietro con il grafico, qui andiamo a vedere magari qualche tempo fa che cosa possiamo individuare. Andiamo a prendere magari ad esempio questo bel rialzo che c'è stato dai minimi del 17 di giugno, e volevo farvi notare come durante questo rialzo sono comparse alcune candele potenzialmente ribassiste. Qui è comparso uno shooting star e qui invece un impiccato, ma non sono mai state confermate dagli elementi successivi. Vedete, qui c'è stato un tentativo di bucare il minimo del martello dello shooting star. Scusatemi, in questo caso è un impiccato, quindi appunto del martello, e non è stato confermato sui 15 minuti. Qui è comparso invece uno shooting star, ovvero sia un martello invertito, e anche qui però non c'è stata la violazione della base, quindi il rialzo è poi proseguito fino a quando non è comparso questo altro shooting star alle ore 20 del 17 di giugno. I prezzi hanno provato a superare il massimo della candela, non ci sono riusciti. Dopo qualche elemento c'è stata la violazione della base della candela che ha interrotto la precedente tendenza rialzista, e potenzialmente ci ha messo in una situazione di trend ribassista. Andiamo a vedere, magari di tornare ancora indietro nel tempo, spostiamoci su un periodo più distante, magari senza movimenti particolarmente strani. Qui abbiamo questa fase discendente interrotta da un engulfing, anche se forse non è perfettamente disegnato, perché il livello di apertura della seconda candela è allineato con quello di chiusura della precedente. Per essere un engulfing perfetto doveva essere leggermente al di sotto. Però è chiaro che, a parte che questa candela, poi in realtà queste due candele formano una figura che si chiama tweezer bottom, quindi un doppio minimo, quindi è un pattern a sé stante, ma in questo momento non lo stiamo studiando. Però è facile intuire che la dinamica qui è stata tre ribassi e a un certo punto c'è stata un'inversione a 180 gradi, che quindi ci segnala la potenzialità di un'inversione del trend. La chiusura dell'elemento successivo ha superato i massimi del pattern, quindi abbiamo avuto il nostro segnale rialzista. A volte ci sono anche dei falsi segnali. Vi faccio vedere, qui c'è stato questo shooting star, non è stato superato in chiusura da nessun elemento il massimo dello shooting star, ma è stato superato invece in chiusura al ribasso da questa candela, tre elementi dopo la comparsa dello shooting star. In realtà questo è stato, quindi avrebbe confermato un'inversione di tendenza che però non ha poi avuto un seguito. Già nell'elemento successivo il rialzo era ripartito. Vi ricordo che in questi casi comunque abbiamo sempre il nostro stop loss, in questo caso il massimo della nostra candela shooting star, a proteggerci da eventuali situazioni come questa. Qui abbiamo visto sia il termine di questa fase rialzista con questa candela shooting star, quindi violazione della base della candela in questo elemento, conferma negativa, e a un certo punto è comparso invece il reciproco della candela shooting star, cioè la candela martello,
Al superamento del lato alto della candela a martello, sempre con stop loss al di sotto del suo minimo, avremo avuto un segnale di ingresso al rialzo. Quindi vedete che più o meno con questa metodologia si riescono a leggere i movimenti di mercato in maniera abbastanza meccanica. Poi ovviamente si vanno sempre ad integrare magari queste analisi, però una situazione come questa dove avevamo avuto 5 candele negative, la prima era un impiccato, quindi abbiamo il nostro impiccato, violazione della base della candela, inversione del trend. Dopo 5 candele negative abbiamo quindi una tendenza ormai consolidata, compare appunto la nostra candela positiva che cambia completamente le carte in tavola, ma si tratta appunto di una candela che incorpora la precedente, quindi abbiamo ancora un esempio di bullish engulfing. Alla rottura confermata in chiusura di periodo del nostro bullish engulfing abbiamo poi il segnale di inversione. Ancora una volta spero che questi interventi siano utili, che vi permettano di seguire meglio i mercati, e vi ricordo sempre che potete chiedere ulteriori delucidazioni sia attraverso i commenti al video, o anche se ci seguite sui nostri canali Telegram, quindi Trading Azioni di FT Online, Mega Trader o EconoTrade Insight, e qui potete postare ovviamente tutte le richieste che ritenete opportune. Grazie ancora per l'attenzione e vi auguro buona giornata.